Buongiorno a tutti, abbiamo due ospite di eccellenza. Intanto Valeria Gradizzi, piacere, ciao. Fotografo, reporter, vabbè. Poi Grazia di Emuse, cioè io non la conoscevo, però lei è editrice, giusto? Grazia, cognome? Dell'Oro. Ok, che poi in realtà ho scoperto che tramite diciamo tantissimi amici in comune, cioè in realtà come io conoscessi da molto tempo, è vero, esatto. Che casa editrice Musica. Bene, ok, allora parliamo di questo libro, Valeria, perché intanto raramente capita, o non capita mai, Ivo Salietti mi chiama una domenica e ciao, come stai? Va bene, parlando, ma sai che Valeria ha fatto un bellissimo libro? Ah, bene, e cosa si tratta? Allora mi ha spiegato un pochettino, beh, allora cioè, mi ha suscitato un po' cioè, questa curiosità. Ora chiedo a te. Sì, questo è un lavoro che ho fatto negli ultimi due anni. Due anni di lavoro in Italia, legato allo sciamanesimo femminile. Cioè tutti questi rituali legati a madre natura e all'universo che certo. Si praticano in natura dove Dio in connessione totale certo. Con la natura, sì, dove Dio è madre natura e la certo. Terra. E ne è uscito poi grazie a questo libro dal titolo L. Certo, che ho dato un'occhiata molto ma molto accuratamente è creato questo libro. Giusto. Beh, abbiamo tentato di fare del nostro meglio. In realtà la dedizione con cui Valeria si è dedicata a questo progetto e anche il significato importante che aveva per lei, per ricordare delle donne importanti della certo. Sua vita e onorarle, diciamo, certo. Meritava il massimo della cura, abbiamo cercato di mettercela. Cioè, sia anche qualità della fotografia, racconto fotografico. Sì, è vero, però come è stata utilizzata anche la carta, molto importante, e anche le stampe, anche fotografia, cioè sono stampate molto bene. Ah, bene, meno male. Sì, cioè, sì, perché cioè, il libro fotografico che no, cioè, viene, perché piacere di possedere il libro è il libro ben fatto. Libro non tanto per fare certo. Libro, che va bene anche fanzine, va bene, no? Cioè stampato con la fotocopiatrice, quello ha il suo senso, ok, mi sta bene, ma oggi libro da mettere nella diciamo libreria e desiderare andare a riprendersi, cioè più volte, due volte, tre volte, poi distanza dopo sei mesi, riguardi, e poi distanza ancora di un anno, vai a riprendere ancora di nuovo e lettura anche la tua sensibilità maturata, cambia anche modo di leggere. Sì, poi in realtà Valeria ha portato una cosa che è anche abbastanza rara, sì. rispetto a parte l'argomento, ma anche l'atteggiamento per il gruppo di lavoro, sì. Cioè si è veramente aperta, forse anche in linea con la tematica che ha affrontato, insomma di condivisione, e anche con il grafico Stefano Pallavisini ha sì. Non solo ha detto mettici, insomma, ma ha proprio preso con entusiasmo questi elementi che il grafico quindi si è sentito molto libero e ha espresso molta creatività, ci sono foto virate, ci sono sì. Insomma, una serie di interventi sì, abbastanza sì. Importanti sul lavoro certo. Che non è scontato che un fotografo no. lasci fare, però diciamo che poi alla fine credo che insomma, il risultato sia stato più che altro di felicità. Ecco, non è comune però che cioè editrice che comprenda
a tal livello del desiderio di fotografo e creare. È vero. Cioè, questo lo sappiamo. No, certo, ma ci siamo trovati in un gruppo perché Stefano Pallavesini ha fatto tutta questa operazione, no? Beh, andiamo questa idea di girare il libro, Madonna, cioè qua, di cioè fare proprio una carta di cazzo da un colpo al cuore, cioè quando iniziando dalla fotografia, dal primo, arrivare lì, cioè proprio. Cioè e ti prende così. Abbiamo aperto con questa illustrazione di Elisa Seinziger, che l'ha disegnata apposta per il libro, e quindi è stato un lavoro di tante persone insieme. Allora, Valeria, però, cioè, faccio la domanda. Sì. Come ti è venuto in mente questo progetto? Allora, da dove nasce? Perché nasce? Allora, io ho, come diceva prima Grazia, nella vita ho perso delle persone care, in numero maggiore donne. E quindi cercavo, io uso molto la mia fotografia per risolvermi come essere umano, cioè la uso molto più per me stessa che non tanto per dare agli altri. Sì. Quindi cercavo un modo, un qualcosa che con la fotografia mi potesse dare la possibilità di rappresentarle senza prendere in causa direttamente loro. Certo. Quindi in realtà tutto il progetto è nato da una ricerca che poi io ho fatto, dove volevo rappresentarle con delle donne particolari che fossero legate a un mondo sacro. E sono partita dall'Iran. E ho fatto prima un lavoro sulle donne dervisce, sì, ho fatto Iran, Turchia. Cioè, rischiato. Rischiato. Poi rientrata dopo poco, abbiamo fatto una mostra di questo lavoro qui a Milano, a Bottega Immagine, poi rientrata dopo pochi mesi della mostra è arrivato il Covid. Certo. E lì ovviamente si è fatto difficile poi andare avanti, poi il progetto di per sé è stato molto complicato, quindi ho voluto andare avanti, ho cercato di andare avanti con qualcosa che fosse realizzabile per il momento che stavo vivendo, cioè dentro i confini italiani, senza problematiche di quarantene e cose varie, e parlando con un'amica mi dice: ma ti passo il contatto di Irene Zanier, che provo a parlare con lei. Ho provato a parlare con Irene Zanier, che è un'astrologa di Torino, e lei mi dice: guarda Valeria, la persona più importante, più in vista in questo mondo in Italia è Morena Luciani Russo. Io ti passo il contatto di Morena Luciani Russo, parli con lei, se funziona è una cosa che puoi fare. Certo. Quindi sono stata a Torino, ho incontrato Morena Luciani Russo e dopo 6 mesi, perché c'è voluto del tempo prima di poter andare, anche per una questione di fiducia, di spiegare cosa io volevo e come volevo raccontarlo. Certo. E poi da lì, in realtà, poi per i 2 anni... Cosa le hai detto? Cioè, le ho spiegato la motivazione del perché volevo farlo. Le ho detto: certo, guarda, io è per ricordare, come diceva prima Grazia, è per onorare queste donne, no? Certo. Nel senso che nella perdita però qualcosa mi è stato lasciato, insegnato. Sì. E quindi le ho spiegato la motivazione per cui volevo fotografarlo. Certo. Motivazione nobile anche. Sì, e poi parlando c'era sempre un po', perché questo comunque è un mondo molto pieno di pregiudizi. Certo. Quindi non è stato subito immediato il sì. Cioè non è stato un loro sì, che vieni, hanno, non c'è nessun problema. Paura di accettare quindi, chiunque. Però no, poi con Morena è nata una situazione di amicizia e di fiducia. Certo. E quindi da lì poi io sono riuscita a fotografare per gli altri 2 anni. Ma come mai cioè, nasce questa, diciamo, diffidenza? Perché ci sono, cioè, è tutto un mondo legato un po', nel senso che vengono sempre molto etichettate, no? Certo. Megere, pazze, streghe, sciamannate. Quindi è proprio un mondo che, proprio perché sta fuori da quelli che sono dei canoni delle religioni ufficiali, e ne è completamente diverso. Certo. Un po' in Europa in maniera particolare è visto come qualcosa di strano e quindi di difficilmente comprensibile. Non conosco molto, ma cioè, no, qualcosa di
realtà di Asia, cioè conosco sì. anche un po', che sì, non vengono visti così, cioè proprio, no? Cioè proprio così male nemmeno in Giappone, ad esempio. Certo, non immagino. Sì, perché abbastanza consona anche cioè filosofia del Zen, esatto. Perché Zen è alla fine, cioè, no, cioè contatto con l'universo, cioè contatto con l'universo, cioè quindi cioè, noi, no, cioè proprio ogni qualsiasi cosa c'è, cioè, Dio all'interno, Dio dell'acqua, Dio della terra, Dio. Allora un albero comunque contiene comunque, certo. No, cioè qualcosa che probabilmente hanno ragione, non che probabilmente, io sono quasi, cioè sono convinto che hanno ragione, certo. Che cioè non so, cioè gli alberi, cioè parlassero, raccontino, conversano, no? Cioè, e perché poi quando tu sei nella foresta, vedi questo albero, non so perché, cioè, ti viene voglia di abbracciare questo albero ringraziando, grazie, no? Cioè, grazie. Cioè, da dove arriva, cioè, questo sentimento? No? Certo. Da dove arriva? Cioè, ok. E quindi, cioè, ti è venuto così, cioè, il desiderio di creare, l'hai creato. Ma senti un po', tu perché hai cominciato a diventare fotografo? Cioè, che cosa ti ha spinto di diventare fotografo? Ma, quando? Allora, la spinta in realtà è vecchia, nel senso che ero una ragazzina e mia madre mi aveva detto che ero una brava fotografa, secondo lei, e quindi io sono rimasta sempre convinta che poteva avere ragione. E però poi la svolta è arrivato con i... No, avevo 12 anni. 12 poi, anni! Poi non ho mai più fatto niente, fino a che a un certo punto, verso i 30, ho ricominciato a pensare... Verso 30? Sì. Di iniziare a fotografare, di prendere cioè, sul serio un attimo, cioè, a 30 anni, cioè fino a 30 anni cosa hai fatto? Ho fatto le scuole superiori, ho lavorato, ma certo. Non ho più preso in considerazione la fotografia come un lavoro. Ah. Cioè come qualcosa ma che avevo... fotografavi o non fotografavi? No, pochissimo. Nemmeno? No, proprio pochissimo. Pochissimo. Poi ho... Ma chi ti ha detto di cominciare il lavoro di fotografo a 30 anni? Chi è quel matto? Sì. Ho acquistato una macchina fotografica e ho detto vado a fare un corso di fotografia. E il corso di fotografia l'ho fatto con i Bossaglietti. Ma perché hai voluto... Perché comprare macchina fotografica è diventata come un'esigenza, volevo, mi è tornata questa cosa da bambina, della bambina che gli era stato detto in ma questa poi, cosa sei ma brava poi, ma perché Ivo Sarietti, cioè vabbè andiamo subito. Quindi, il milione, esatto. Tra l'altro c'è un testo di Ivo Saglietti sì, nel sì, libro, epilogo, sì, no, cioè proprio una lettera sì, che sì, ricorda sì, questo inizio, cioè proprio l'ultima sì, che poi... io sono molto incuriosito di leggere questo qui che non ho letto ancora. Mi sono iscritta a questo corso Ivo. Di Ivo Saglietti. Sì, andavamo in... Ah, quindi cioè... andavamo cioè, ad Auschwitz. Compro macchina fotografica, vado a fare. Così. Di Ivo Saglietti. Esatto. Sì. Ivo stati... Saglietti ha detto, ma cosa sei venuto a fare? Più o meno. Quasi. E siamo stati ad Auschwitz insieme, il workshop era ad Auschwitz. Abbiamo fatto questi giorni insieme ad Auschwitz, poi io sono tornata e all'epoca lavoravo, facevo la grafica per un'azienda di abbigliamento, ero sposata. Sono tornata dopo il workshop di Ivo, dopo un po' l'ho chiamato e gli ho detto, senti Ivo, io voglio fare la fotografa. E lui mi diceva, vabbè, e niente, io mollo il lavoro e il marito. E faccio... Addirittura? Sì, quindi io ho fatto questo dalla mattina in 8 giorni. Ho lasciato un lavoro, ho lasciato un marito e da lì in poi ho iniziato proprio a seguire Ivo. Quindi poi siamo stati insieme in Bosnia, poi negli anni abbiamo fatto diversi viaggi insieme nei Balcani. Perché un giorno poi ci hai fotografato Ivo, Berengo, io, esatto. Sì, con la berrettino. Esatto. Sì, cioè quella è una delle fotografie più importanti che ho. Esatto. Che è la tua l'ho fotografia. L'ho fatta io, con la Leica M6. Sì, esatto. Che bellissima fotografia, bella, bella, bella. Per me è importante, cioè molto importante.
Vabbè, comunque, scusami. Niente, figurati, anzi, mi fa piacere. Più una settimana hai deciso tutto, cambiato la vita. Tutto. Ma è possibile? Grazie. Così. Però Valeria si approccia così alle cose, cioè lo sciamanesimo femminile, lo sciamanesimo femminile, lo sciamanesimo, e finché non ha portato a casa il lavoro e il libro e tutto, non molla. Lei, okay. Ma senza essere, cioè ha un particolare equilibrio, perché lo fa con una persistenza, una pervicacia, ma senza rompere gli schemi, certo, degli altri, certo, essere faticosa, fastidiosa, molto determinata, sì, molto determinata. Silenziosamente, esatto, pacamente determinata. Esatto. Molto. Esatto. Ok, quindi questo libro, tra l'altro, è Muse, ricordatevi, è che cioè proprio fa dei libri pazzeschi, no? Cioè, veramente bellissimi, sì, uno dopo l'altro. Poi, cioè, l'altro giorno ho saputo, no, della, no, Monica Bulight, che, no, cioè, è uscita un nuovo libro, cioè, ah sì, devo comprare, cioè, poi lei dice, abbiamo fatto insieme, oh madonna! Adesso poi i rosaglietti, cicconi massi, zoppolato. Ah, ok, allora, questo è già in, diciamo, in vendita, cioè, sì, dappertutto, dappertutto, diciamo che sia online, sul sito, è certo, ordinabile, in distribuzione. Quanto costa? Costa 40 euro. 40 euro, va benissimo. Ok, allora, beh, puoi mandarmi tipo 10 copie che voglio mettere in vendita, certo, anch'io? Certo. Ok, va bene, certo, questo parliamo, grazie, dopo, perché così magari, no? Cioè, è bello perché questo... Io non voglio far vedere più di tanto Giordano, magari ci facciamo vedere due scatti, no? Cioè piccolo, e poi, ma perché sarebbe bello se lei, magari quest'autunno, se voi potete venire a fare una serata per parlare, ah, di libro, cioè, delle fotografie, cioè, fotografia, ma più che altro perché è un argomento piuttosto, secondo me, importante, interessante, e da condividere, a far vedere anche, cioè, questo lavoro a tutti. Quindi sarebbe molto bello. Cioè, perché... Possiamo invitare anche un'antropologa con cui abbiamo già fatto una serata, è stato interessantissimo, che sì, racconta proprio del ruolo della femmina, come, o della donna, come che interrompe lo schema, sì, anche un po' del potere, per cui, dai, è interessante anche capire qual è l'origine dello sciamanesimo, ah, perché bellissimo, viene avversato un po'. Bellissimo. Sì, sarebbe bello. Si viene anche sarebbe, sarebbe molto bello, sì, no? Cioè, a parte, cioè, fare qualcosa poi, cioè, no, poi registriamo per poter anche, cioè, divulgare a massa di gente che magari, cioè, i nostri amici di Sicilia e della, no, cioè, Sardegna, che non possono venire, non possono partecipare, ma possono anche seguire questa registrazione, no, che sarebbe molto bello. Molto bello. Grazie. No? Ok. Assolutamente. Facciamo, sì, perché è molto interessante, Valeria, perché sì, è il tuo modo di approcciarsi al progetto. Questo è molto, molto interessante, perché ci sono anche tanti lavori che cercano di guadagnare qualcosa, invece il tuo atteggiamento è classico, sì, diciamo, sì, sì, cioè ci credo e sento la necessità, quindi faccio, ah, semplicemente. Che bella, che bella, no, sì, che bella sintesi. No, cioè, perché, e questo è un vecchio stampo, come stampo di Ivo Saglietti, cioè alla fine. Sì, certo. Sì, cioè tutti i miei cari amici di socia, che si possa anche elencare una quantità di nomi, no? Zoppolato pure anche, cioè Cicconi Massi pure, tanti che hanno questo atteggiamento, perché poi... Quando ho qualcosa da dire, sì, lo dico, altrimenti... Sì. La, sì. Questa serietà... in un momento che, diciamo, il mondo sta andando molto, ma molto, quella virtuale, aspetto, creato qualcosa
artificialmente creata e che non racconta in realtà noi come esseri umani. Non è che siamo cambiati, no, sentimento nostro è come sentimento di vecchi egiziani o romani, o no? Cioè ancora prima che c'è cioè proprio il sonno uguale. Quindi questo tipo di onestà artistica anche è molto importante perché diventa anche la base della nostra società. Cioè, quindi, grazie Valeria, Grazie a te, Ricci. grazie e Grazie, di vostra presenza e ci vediamo presto. grazie. Sì. Va bene. Bene, grazie. Allora, grazie a te, grazie. Grazie. Grazie.